Ciao, sono William Bisacchi e oggi parleremo di sicurezza, come probabilmente hai votato nel sondaggio che abbiamo appena fatto. Ho guardato i dati Census di quest'anno, del 2018, e praticamente è venuto fuori che stanno calando i furti e tutti gli atti illeciti, ma sta aumentando la paura delle persone. Questa paura l'ho ritrovata anche in una nostra cliente, che chiamerò Nicoletta per questioni di privacy, dove ci ha chiamato per sostituire una serratura. È un lavoro che non avevamo fatto noi, solitamente non facciamo questo tipo di interventi quando c'è di mezzo un nostro collega, ma lei era disperata, ha detto che non voleva più sapere, non voleva più avere niente a che fare con questa persona, e allora ho detto aiutiamola, andiamo a vedere che cosa ha fatto. Faccio sopralluogo, mi racconto un pochettino quello che è successo, è andata via a fare la spesa al supermercato, come spesso accade, poi ti badano e entrano in casa, convinta che gli avessero duplicato la chiave, qualcuno che aveva lavorato lì, che aveva montato la porta. E io ho preso la misura di questa porta, ho fatto tutti i miei sopralluoghi, poi amo il mio lavoro, vado a vedere anche gli infissi, volevo vedere come li avevano montati, che cosa avevano fatto. E vado a vedere gli infissi, mi accorgo come prima cosa, aprendo la finestra, che c'erano degli incontri normali, cioè non c'era una ferramenta di sicurezza. E Nicoletta mi ha detto: guarda, ho fatto la porta blindata e i vetri blindati perché volevo star sicura, non mi sentivo sicuro in casa, ho speso anche molto. E ora ho detto: come? Com'è possibile? Il vetro blindato, cioè, ho sentito e c'era, cioè, lo sentivi già così, non era un vetro normale come questo qui. Però le chiusure erano normali. Poi ho guardato i fissaggi, cioè come è montata sta finestra, e c'erano quattro viti in croce. Ho detto: come? Ti chiedo un infisso blindato, ferramenta normale e fissaggio così? Boh, non mi sembra una gran cosa. Proseguo il giro, Nicoletta tanto era al telefono, e vado nella porta finestra, che so sono quelle un po' più delicate. Soglia ribassata, che quando c'è sicurezza non si fa soglia ribassata, perché soglia ribassata, sì, non ha l'inciampo a pavimento, però è molto facile entrare. È la soglia più amata dai ladri praticamente. E aprendo questa porta finestra mi accorgo lì in basso che la soglia era segnata. Mi abbasso, vado a vedere, cioè praticamente c'era il segno del cacciavite, avevano scavalcato la soglia, c'erano pochi punti di chiusura, i punti di chiusura erano usciti e avevano aperto la porta finestra. Quindi gli ho detto a Nicoletta per cortesia: guarda che non c'è bisogno di cambiare la chiave nella porta blindata. Poi lei l'ha voluta cambiare lo stesso perché ormai aveva una paura che potete immaginare, tanto è normale avere questa paura se viene visitato dai ladri, anche se non sei in casa. E praticamente erano entrati da lì perché chi gli ha venduto gli infissi gli ha dato i vetri blindati, ma non gli ha dato la finestra blindata. Cioè, i vetri blindati vuol dire mettere del peso su una finestra a gratis, buttare via soldi. Cosa devi fare invece quando si parla di sicurezza? Se vuoi un vetro blindato. Cioè, se tu mi dici voglio un vetro blindato, io interpreto, perché tu non sei un addetto ai lavori, probabilmente vorrà sicurezza. Se vuole sicurezza, gli do una finestra blindata. Una finestra blindata vuol dire avere una maniglia con pulsante e con serratura, in modo che se fanno un buco da lì fuori, questa qui non la possono girare senza far fatica. Vuol dire avere molti più punti di chiusura. Questa è la finestra blindata. Cioè, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti di chiusura. Una finestra 90. 80 per 1,20 e i punti di chiusura sono antiefrazione, sono d'incastro, maschio e femmina. Una volta che sono agganciati non possono uscire. Il vetro è blindato, poi viene incollato con una colla bicomponente. Perché? Perché siccome non è il vetro, non mi deve cadere il vetro per terra. I fissaggi sono diversi, cioè quando mi viene chiesto un vetro blindato e un infisso blindato, non lo fisso come un infisso normale, cioè, altrimenti ora che hai dato quattro botte l'infisso è venuto giù. Questo per dire le prime cose che mi vengono in mente, ma poi le cose sono tantissime. Quando si parla di queste cose, sarebbe meglio farlo con un consulente, uno che ti consiglia il tipo di infisso, in quella posizione lì facciamo così, in quella facciamo cos'ha, piano primo facciamo diverso, il sistema d'allarme sarebbe meglio che lo facessi così, una serie di cose che ti consiglio un lavoro fatto come si deve. Probabilmente non sarà quello più a buon mercato, perché scusa, se gli altri ti danno meno cose, come farà a costare uguale? Spenderai un po' di più, ma se vuoi la sicurezza, credo che non sia giusto risparmiare sulla sicurezza per sé e per i propri cari. Quindi affidati a una persona competente, una persona che abbia tanta esperienza, meglio se è un consulente tecnico, perché come dico sempre, un venditore vende, un consulente consiglia, un consulente come William Bisacchi. Se hai bisogno di consulenza per gli infissi e di nuovi infissi, perché ricordo, qui in Blog Bisacchi facciamo delle guide dove cerchiamo di aiutare a fare determinate scelte, però poi facciamo gli infissi. Cioè, siamo professionisti da più di 45 anni nel mondo degli infissi. Quindi, se hai bisogno del mio aiuto, compila il form che trovi qui sotto, metti nome e cognome, quello che ti viene chiesto, e poi entro 24 ore ti ricontatterò e vedremo se ci sono i presupposti per lavorare insieme. Grazie e al prossimo video. Ciao!